Fatto che mi ritrovo a dover concludere con un nuovo team, con una nuova squadra, è perché appunto pesa ancora questa storia delle Olimpiadi agli occhi degli sponsor probabilmente. Ci sono state parecchie difficoltà, soprattutto nel ritrovare una squadra, ritrovare qualcuno che mi dia messa la fiducia, un po' per la storia delle Olimpiadi, un po' perché ho appunto l'età non più tanto giovane, dicendo magari dove vuole andare questo qui, ma in realtà anche questo mi ha permesso di ritrovare la rabbia e di mostrare anche a loro che sono qui, che Davide c'è ancora ed è più forte di prima. Accueilli par le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault sur le podium, vainqueur pour la troisième fois. Je crois qu'on peut lever les mains et applaudir plus fort encore le vainqueur David Rebellin. Troisième victoire 2004, 2007, 2009. Podium aux Jeux Olympiques où il obtenait la médaille d'argent. David Rebellin est donc le vainqueur. Immense moment de bonheur pour le coureur italien qui est venu dans les 200 derniers mètres.